Anna Maria Esposito di Kiev, noi adesso vogliamo ritornare su quanto è successo soprattutto a Roma perché è stato il centro storico di Roma a essere essenzialmente colpito tra, oltre alle altre città, Firenze per esempio Napoli, parliamo del blitz dei carabinieri e dei tanti locali eh, chiusi, sigillati, in realtà poi non sono stati chiusi, eh, locali che frequentavamo tutti, erano locali de, delle pizzerie erano locali che servivano alla Camorra, alla mala vita organizzata napoletana per riciclare denaro. Vogliamo tornare su questa vicenda perché non dobbiamo dimenticarci di quanto sta succedendo in queste grandi città. E allora ci colleghiamo, noi abbiamo in collegamento Antonio Flanini, che è il, eh, del della, della Conf Commercio è uno dei responsabili dei piccoli esercenti. Buonasera. Flanini, grazie per essere arrivato a Renews News 24, ci vogliamo tornare perché insomma ci sembra che non debba essere trascurata questa vicenda. Allora Flanini, voi ve l'aspettavate queste enorme blitz, questa, questa clamorosa operazione nei confronti di queste pizzerie a Roma? buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Eh, guardi, mh, è difficile dire che se uno si può aspettare una cosa del genere, perché queste sono attività che sono molto Insomma, ben. Insomma, c'era nell'aria però, è eh, questo, è eh, Flanini, cioè tra voi esercenti qualcosa si sapeva, si sentiva. No, le devo dire, guardi, noi come associazioni di categoria o anche gli stessi esercenti eh, con difficoltà riescono a capire se dietro un'attività che può sembrare normale al di là di quello che è l'andamento dell'attività, poi si possa nascondere Un'attività criminale di questo tipo. Le cose che noi sappiamo delle volte le sappiamo perché le leggiamo attraverso i giornali. Questa è la dimostrazione che, purtroppo, è un sistema debole dove è molto facile aprire delle attività senza la valutazione dei requisiti morali e professionali dell'esercente. E questo crea la possibilità che si possano infiltrare appunto queste organizzazioni criminali e la conseguenza è che c'è un gravissimo danno d'immagine alla nostra categoria che è fatta per il 99%. Uh, sicuramente, sicuramente di, non di dubbio. imprenditori e gente per bene gente onesta che lavora ecco io le chiedo però perché secondo lei Franini è stato scelto dalla Camorra il centro storico, il centro storico di Roma cioè questa, questa parte nevralgica proprio della città ma guardi, adesso eh, non è solamente Roma, credo che come ha detto giustamente lei sono anche altre, altre città, forse perché sono attività che in qualche modo al centro della città possono lavorare e quindi nascondere meglio quello che è in realtà un'attività illegale, che le ripeto è, è, è molto complicato sono mascherate molto bene, voglio cogliere l'occasione per ringraziare eh, le forze dell'ordine, la polizia, non la magistratura la che sono riuscite diciamo, a smascherare queste attività illecite, che rispetto, ripeto è molto molto difficile da capire dal, dal mm -hmm. di fuori e soprattutto da, da parte di noi esercenti. Senza freni, questa non è concorrenza sleale, ecco, ma è concorrenza criminale oserei, oserei chiamarla. Come, come si può combattere? Voi, che cosa potete fare voi, esercenti onesti? Insomma, la categoria è una categoria onesta essenzialmente. Ecco, che cosa può, si può fare? Ma intanto eh, si può richiedere, come credo abbia già detto il nostro presidente della federazione della FIPE eh, Lino Stoppani, che eh, vengano ripristinati determinati controlli che attualmente dopo la presentazione della richiesta di attività, dell'inizio dell di attività eh, o non ci sono o sono puramente formali e poi magari che eh, le licenze vengano date direttamente dalle questure, come era una volta. Eh, credo mm. che questo possa essere un, un inizio diciamo, mm. per poter cercare di arginare un fenomeno che sta diventando mm. pericoloso e importante. Senta, io le vorrei far sentire una voce che è stata raccolta ieri dalla nostra, da uno dei nostri inviati nel centro di Roma, da Iana Paoli, è proprio la voce di, un eserce, di, una, persona che, no, di una persona che lavorava all'interno di noi di queste pizzerie. Sentiamo. Questo è uno dei locali che dovrebbe essere sotto sequestro per legami con la camorra? No, a me non mi risulta questo fatto qua. Oggi sono venuti i carabinieri qui. Stamattina sì, sono venuti a controllare, a verificare, ma poi. Hanno verificato i documenti. Documenti, licenze, varie cose, tutto a posto. E quindi è tutto tranquillo. Tutto a posto, sì. Però sapete che hanno sequestrato vari locali della famiglia Righi, che è proprietaria anche di questo. Oh, ma noi lavoriamo solo qua, gli altri vari non le so, io. Noi lavoriamo in questo posto. Non so se a trivare altri ristoranti, ma non penso. Lei che è direttore qui mh, il giro di denaro che c'è tutto denaro pulito, non c'è nessun tipo di ingerenza? Noi lavoriamo con gli incassi che facciamo giornalmente, mica non c'è nessun giro di denaro qua. Quindi non è preoccupato di questo arrivo oggi dei carabinieri, ma come l'hanno giustific giustificato i carabinieri questo arrivo qui? Stanno facendo dei controlli guardando a queste voci che sono in giro, che hanno, hanno fermato queste persone e stanno facendo dei controlli. Va. E voi potete lavorare tranquillamente, per il momento va bene così. Però risulta che questa è famiglia Righi, no. titolare di questo locale, no. è legata no. al clan no. Contini? No. Assolutamente no. Non è, vero. non è vero? Secondo me non è vero niente, sono tutte naturalmente montature, perché poi queste cose come vanno a finire, da una cosa così si fanno. Secondo lei non hanno niente a che fare la famiglia. Bra troppe brave persone per essere coinvolte in questa cosa. Loro vivono qui a Roma? Sì, sì. Famini, cosa pensa di questa intervista? Cosa pensa? Beh, intanto c'è da dire che insomma, chi lavora in queste attività forse a causa di tutto ciò ha anche un po' paura per il proprio posto di lavoro. A quanto eh, ne so, comunque sono, sono rimaste aperte, sono in attività. Sì, sì, anche sono aperte sono perché questo è previsto, in questa operazione Famini esatto. è proprio previsto no? che le aziende non devono risentire, i lavoratori soprattutto che non hanno niente a che fare con. Con queste organizzazioni criminali devono poter mantenere il loro posto di lavoro, poi sa, si passa dal sequestro alla confisca e lì l'operazione è più difficile, come lei sa bene si tratta di beni sequestrati certo. alla criminalità organizzata. Senta, lei diceva delle, delle, di strappare come dire, le licenze alle amministrazioni e di trasferirle ai carabinieri, era questo che stava dicendo. Per quale motivo? Per carabinieri alle, alle, alle questure, dove magari determinati controlli vengono effettuati. Tenga presente che, appunto, come dicevo prima, non c'è valutazione sui requisiti di, di morali e di professionalità attualmente. Eh, I controlli, eh, ripeto, eh, dopo la richiesta, la presentazione di inizio attività, la cosiddetta scia, o non ci sono o sono puramente formali. Cioè, è molto facile aprire un'attività di questo tipo e Conseguentemente, quindi con facilità, certe organizzazioni si possono eh, infiltrare nella categoria. Mettiamoci anche che c'è una crisi importante che spesso mette in ginocchio determinate attività e costringe gli esercenti magari a cederle, quindi quello è un altro eh, degli elementi. Grazie, allora la ringraziamo Antonio Franini per essere stato con noi e per queste indicazioni. Franini è del Confcommercio. Grazie ancora. Grazie.